Le nozioni di primo soccorso in caso di arresto cardiaco entrano a scuola. Siamo stati al liceo Fossati di Rivoli. I manichini a terra, gli studenti della quarta scientifico imparare le tecniche di primo soccorso. Palestra del liceo Fossati di Rivoli. Una normale mattina di scuola si trasforma in un'importante lezione di educazione civica. Come salvare la vita in caso di arresto cardiaco. I 13 manichini sono una donazione del Rotary locale. In campo il personale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e della Croce Rossa sezione di Rivoli. Questo è uno dei primi progetti insieme a quello che viene fatto al liceo d'Azeglio di Torino dall'American Heart e speriamo che in futuro questi progetti abbiano la massima diffusione perché la cultura dell'emergenza comincia proprio da qua. Per aiutarli a essere cittadini un pochino più autonomi anche nella gestione di questo aspetto. Il corso richiesto direttamente dagli studenti è composto prima dalla visione di un video didattico e poi dalla parte pratica sui manichini. Medici e infermieri sono a disposizione dei ragazzi per ogni domanda. Come dice anche il titolo di questo corso, i ragazzi impareranno a come salvare una vita. Fino ad ora non avevamo mai pensato, nessuno di noi, il fatto di poter camminare per strada e poter salvare la vita di un'altra persona. La parte più importante del corso, secondo me, è stato l'insegnamento del massaggio cardiaco. Perché comunque per noi che stiamo anche per prendere la patente può essere che siamo in procinto di prendere la patente può essere un'occasione per imparare a salvare una vita. Il corso al liceo Fossati continuerà nei prossimi giorni coinvolgendo tutte le altre classi dell'istituto. Non attaccate il telefono, a meno che...